Dopo il terribile incidente, Arianna rischia di rimanere paralizzata, ma è viva e per lei è tutto ciò che conta. Per questo, dal letto di ospedale dove è ricoverata da giorni, lancio un appello. C'è un angelo che mi è stato vicino, ha chiamato i vigili del fuoco, il 118, e mi ha tenuto vigile tutto il tempo, racconta la ragazza di 25 anni, residente a Sestu, che parla di una nuova vita grazie proprio a chi l'ha soccorso. Una persona è riuscita già a rintracciarla, la chiama la sua angioletta. Ora però il suo obiettivo è trovare l'altro angelo che le ha tenuto la mano sino all'arrivo dei soccorritori, un uomo dei capelli brizzolati che quel giorno indossava una maglietta verde. Erano le 6:30 del mattino del 13 settembre. A bordo della sua auto, Arianna stava percorrendo la strada statale 554 quando ha perso il controllo della vettura. Non ci sono molte speranze per la giovane, che verrà trasferita all'ospedale Marino dove c'è un reparto specializzato e dove potranno curarla. Lei però è positiva e il suo obiettivo è ritrovare il suo angelo. È lui che mi ha soccorsa e tenuta sveglia sino all'arrivo dell'ambulanza. Voglio conoscerlo e grazie a lui se sono viva.